Buongiorno a tutti e bentornati in live. Ci siamo qui su GTA, sempre qui con Neil Smith. Sono i vesti borghesi, devo ancora cambiarci. Ci sono Adam in servizio? Ci sono Sono due Smith, Adam. Zura. Buongiorno. Vedo l'applicativo troppo vuoto, signori. Smith, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Smith. Buongiorno. Guardi, tu sinceramente credo parlo. Prima di posizionate tutti sull'applicativo nelle Adam in cui siete. Ci stanno agenti o da soli o Adam da 3? Ci sono io da solo. Ok, è in centrale. Sono nel garage. Ok. Dov'è lei? Della centrale proprio alle scale per scendere. Non la vedo, mi sa, problemi. Io non vedo lei. Io sono in mezzo al garage, in piazza. Dove c'è? Qui c'è la. Ci tira fuori le macchine. Ci sono. Non la vedo, devo andare un attimo, chiudo gli occhi io. Yeee, sono buggato. Non riesco a loggare, come
Ok, vediamo se la volta buona riesco ad entrare, se no. Se no, boh, non so perché dire. Si schermo. Si spamma. Perfetto. Sono riloggato ora. Smith, 18, sono tornato. Smith, vieni un secondo in ufficio. Va bene. G4. Prendete un documento alla volta, ragazzi, non ne dovrei per forza tutti. Con chi sei, Zuna? Vediamo se l'applicativo. Vieni Smith. Ti sto aspettando qui ai computer io. Dove sei? Qua, all'internet centrale, dove sono i computer. Ok, ti chiedo il contender, sta a posto del documento. Eccoti. Dimmi. Buonasera. Allora, cioè, sono diverse cose che non mi stanno bene, ok? Ora, Izun è stato licenziato, no? No, è sospeso a tempo Cioè, era stato indeterminato. sospeso. Ma io a quanto ho saputo è stato rimesso in servizio. Ma con quale Ma motivazione? da Cioè, chi è qua stato sono messo in sospeso. servizio? Non lo so, è stato ancora Non è messo in capitato in servizio. pattuglia? Non ne ho idea se è stato Cioè integrato. dal Dio assoluto, però a me sta cosa non mi va bene, capì? Perché se una persona fa delle cose che non deve fare, poi ci sono le conseguenze. Non è che adesso lui se fa qualcosa, Izuna, cioè. Eccomi. rientri in centrale immediatamente. Capisci che è ancora G4, questo qua perché? in servizio ed è stato messo in servizio e È ripreso il soprattutto comandante no, comunque. né il procuratore, Rientra, né rientra. il vicecomandante, né il comandante non è stato detto niente. Adesso Cioè, parlo io, io Izuna. sinceramente Izuna non lo voglio, non perché lo dico io, ma lo dicono tutti. Non mi sta bene che lui stia qui. Adesso ci parlo con Izuna, adesso vediamo di capire. No, perché a me mi sta sul cazzo. Sono qui, Che dove poi, sei? cioè, Sono io. dentro, dentro, entra, entra. Io ad esempio parlo e poi il comandante decide di fare le Poi se facciamo noi queste cose ci butto fuori. Poi cosa? se facciamo noi queste cose ci butto fuori. Dove stai, Izuna? Esatto. Eccomi. Dove? Eccomi, ecco. Izuna, Qua ma tu adesso. sei reintegrato da chi? Comandante. Comandante. Comandante, posso vedere la mail che ti ha scritto? Farete. Sono Mi ha qui dove parlato, dovete mi ha andare. parlato, cioè, mi ha chiamato Comunque, sul ci sono i servizi Motivo? dell'applicativo che se Motivo entra perché non c'è motivo di qualcuno. sospendere, è troppo esagerato. Ah, Troppo quindi esagerato, cioè, far comandante, sparare con questo è delle il silenzio, far sono sparare con delle sovranazionale, carabine, far sparare con delle carabine a una No, persona. no, Poi no, l'ho fatto già vedere pure a sacchi, non è assolutamente vero. dopo andare a molestare delle ragazze Ma dicendo mi ha delle molestato come cose. permettete di denuncia pure a te? Ma come cavolo ti permetti? Izuna, Sì, hai veramente. Signore, parlo col comandante, delle arrivederci. cose Ecco qua. assurde detto. Parlo col Vabbè, se il comandante, comandante ha arrivederci. detto di entrare in servizio io me ne tiro fuori. Vattene pure, va bene. Grazie per il follow e lì Zonta 005. Vabbè, ragazzi, se il comandante ha detto che entra in servizio, io non posso farci No, nulla. ma no, però
Se vuoi andare, vai a lamentarti in caffetteria, perché è un comportamento scorretto nei nostri confronti, perché se noi facciamo certe cose ci buttano fuori senza neanche pensarci una volta. Esatto. Ecco, quindi problema, tu vai in caffetteria, a me non me ne frega niente, non me ne frega. Se il comandante lo reintegra, io non posso farci nulla. No, tu no, tu non sei con me, c'è la recluta, tu devi andare con l'altra recluta. Vai, vai con l'altra recluta tu, ciao. Recluta... Adam... Era con me in pattuglia, dov'è? Sono in pattuglia Adam 2 con... Da con me. Con la gente scorta. Adam 318. Ah, signor Scorpion, c'è qui il ragazzo del vanillista. Scalatelli, signor Insenso applicativo, arrivo, Adam 1. 15:45. Poi tu scalatare sia posizione sull'applicativo in Adam 1, dato che è con i zoom in pattuglia. 10-4 è che non posso al momento, che ho un problema. E risolvilo. Sì, ecco sta qua. È aperto il Bennis? Sì, è l'unico aperto, mi sa. Dov'è il ragazzo? Siamo all'hall. C'è né crimine e né bontà. Né crimine né bontà. Giorno. Giorno. E dovrei cambiare, ma dovrei, diciamo, sistemare, cambiare ruote, ecco, beh, per la neve. Metto un pochino più avanti. Va bene, andiamo. Ok, perfetto. Perfetto. Il 320 a posto. Ho chiesto se potevo mettere le altre. Se qua mi sembrano un po' troppo brutte per la macchina. Sarebbe possibile mettere quelle altre un po' più piccole a livello di neve? Non un po' però fuori strada. Noi già le regaliamo queste ruote. Lo so, però così sono proprio brutte. Cioè. Ma voi dovete andare a lavorare, non dovete andare a giocare. Lo so, però capisce che queste sono da neve. No, ci sarebbero anche le altre, quelle con... no? No, le altre ancora, tipo... queste qui, queste qui sono da neve, belle macchine, sono molto belle. Grazie mille. Aspetta un attimo. Grazie mille. Prego. Come si chiama sto modello di ruota? Così magari la prossima volta dico direttamente queste. No, purtroppo... non ci sono segnate sul catalogo. Sul catalogo sono tutte nulla. Ah, capito. Arrivederci. Ciao Totò, come va? Come va Totò, tutto bene? Oh, non c'ho niente da mangiare, c'ho 1, 2, 3, 4 cose da bere e manco cosa da mangiare. Tutto a posto, bene, bene, no, bene. Non ho da bere. E sono in centrale a prendere gli hamburger. Bene, bene, tutto a posto. Sono contento. Di là com'è? Di là com'è? Tutto a posto, di là? La sera bene, dai, bene, bene. La sera quanti siete la sera?
Adam 1, 10:55 concessionario. Prendo la macchina del soggetto. Ai ai ai, non c'è proprio niente da fare stamattina, eh. No, di solito la mattina almeno fanno qualche rapino, comunque in segmenti. Oddio, scendi, scendi, scendi. Oddio. Scendi, scendi, scendi.
Devi scendere. Colleghi, vengo con me in pattuglia. Sono con il collega Scorpio in pattuglia. 10-4, sono con voi. Diazza. Io tool. Ti ricordi lo Santos? Check. Check. Smith, ti mando un 10-20 che ok, va bene. Ma l'ultimo 10-20 a chi si rifà? Per me. Ma? Vabbè, scendi, scendi, scendi. Non so perché ci sono problemi, boh. Ma non so perché. Ogni volta in tot ci sei. È normale, normale. Tanto ti si raddoppiano ogni volta che muori, quindi. Ogni volta che cadi a terra ti si raddoppiano, quindi. Buono. Non capisco perché a nord mi dà sti problemi così. In città no, a nord sì, vabbè. Ma in realtà è più in città che a nord di Bruno. Infatti, teoricamente dovrebbe essere così per le persone normali, poi dopo.
Boh, vediamo un po'. Porto gli eventi a nord qua. Antu, sì, ciao. Ciao, ciao. Ciao, benvenuto in live. Grazie per il follow, Tusi. Ci sta nessuno, manco qua, ovvio. Oggi il nord è proprio isolato, Sì. eh. Mi sa che sto giocando ora è con la whitelist? Sì, è con la whitelist. Ieri sera invece Però è molto c'era facile da fare con molto la whitelist. A vino in gitto. parer mio, non penso sia molto difficile fare una whitelist. Oh. Oh, c'è un veicolo, andiamo a vedere. Abbandonato. Non sequestriamo perché è abbandonato. Sì, con la Waltz, ma secondo me non è difficile, cioè, è abbastanza facile, penso. E la Madonna, quanto vino che c'è qua dentro. C'è un sacco di vino dentro sta macchina. Guarda quanto vino che c'ha sui sedili, sul portabagagli qua, che vedo attraverso che si è rotto il vetro. Sandro Fucsia si chiama il. Deve avere 16-17 anni, esatto, tatuaggio. Vediamo un po' se riesco a prendere il vino. 27. Ci sta pieno di vino qua dentro, questa macchina. Che cazzo fai a tirarlo fuori sto vino? Come più carica non lo porti Ma quindi. come cavolo c'è andato tanto, tutto sto vino qui dentro, mi chiedo poi, vabbè. Infatti ho Allora, detto sì, sul 15-17 anni, se ne hai meno o dimostri di riuscire, o dimostri di possedere, di avere abbastanza maturità va a poter entrare a stare nel server, altrimenti non puoi farla. Cioè, se tu ti presenti tu ti presenti in attesa whitelist, che hai 16, 15, 16 anni, ma dimostri di averne di più a livello mentale, di mentalità, sei più maturo, allora magari te la fanno. Perché ci sta gente che ha meno di 17 anni nel server che gioca, però devi dimostrare di essere più maturo. Se invece hai 15 anni e dimostri 15 anni con un bambino, ti comporti come un bambino, non ti prenderanno mai, non te la faranno mai fare. Andiamo a Paleto. Quanti anni hai tu, Antu? Antussi, non so come chiamarti, ecco, Antussi. Aia, meno di 15 non penso ti fanno entrare, cioè, no, meno di 15 è molto difficile che ti Come faccia entrare. so? Cosa? So tutto. Non penso proprio ti faccia entrare, allora, 12 anni. Non penso proprio. Antusci, no, non penso proprio che ti facciano entrare se hai 12 anni.
Chi sono questi Eden che scrivono questi anonimi? Non lo so. Non lo sappiamo. Lo so, ma in tutti i server deve avere un tot di anni. Lo so, ma gli unici server in cui puoi giocare sono i server non whitelist, in cui sono senza whitelist e dove non devi avere un limite di età. Perché d'altronde GTA 5 è anche un server più di un gioco più 18, quindi c'è. Quindi c'è anche ragione a mettere un limite di età, perché comunque GTA da sé ha un più 18, è un più 18 come gioco, quindi Ma converge. 2,55 nel presidio della centrale. Ah, da uno convergete voi ho furto in casa. Adamuno e Zuna, convergete voi l'ultima chiamata. D4. Se mi serve senza guanti ti fanno impazzire perché sono non fatti male. Perché non fatti male? Perché sono fatti male? Ma in realtà, guarda, ti dico, se non ti serve un whitelistati non è che sono. Un server non whitelist non vuol dire che è fatto male a livello di script e di server. Magari la qualità dell'RP è minore di quella di un whitelist. Cioè, se tu hai un server whitelistato, l'RP è molto, molto meglio di un server non whitelist. Magari l'unica cosa che puoi, di cui potresti avere paura, di cui potresti preoccuparti è questa. Quindi questa qui è l'unica cosa, l'unico problema che potresti riscontrare è questo. Adam 2,55 non cosa successo. Ritorniamo allo stato 1. Su banco queste vere più 18, ali mortacci. Addirittura più 18. Cioè io so che sullo Santos è più 16 o più 17. Qui è più 16 e più 17, su banco è addirittura più 18. Minchia. Ieri c'è stata una sparatoria ad un punto caldo. Sì, il 3009 punto caldo. No, sì, ma ieri ce n'è stata anche ad un'altra. E se vuoi giocare ti fanno Che fare il bambino che non puoi fare c'eravamo niente, lo io, so. Alan, Vabbè, Marshall comunque il play da provare sarebbe fare il e bambino, altri agenti al. C'era pure Johnson eh. Avete al sventata? 559. Sì. Se. Ma ieri abbiamo sventato due sparatorie a 559, sbaglio. O una sola. Ma quanta gente avete No, io solo arrestato? una. Quanta gente avete arrestato ieri a 559? No, io ne ho fatte solo una, ne abbiamo sventate. Non so se poi gli altri agenti No, sono quanta andati. gente avete arrestato, questo? Ah, ho rubato tutto Marshall perché appunto era. Aveva le foto di tutte le perquisizioni. Mi sembra 4. Sì, 4 ma non le ha messe nelle fedine, mi sa. Ah no, sì, le ha messe. Sì, qua, No, 4, sì. 1, 2. 4 non abbiamo arrestato. Appena siamo arrivati abbiamo fatto subito irruzione. Capito.
Deve avere minimo 18 anni per giocare su Vanquest, ok? Ma se hai meno 18 anni non puoi giocare su Vanquest o ti fanno fare il bambino? Se hai Vabbè, meno 18 ci è anni. voluto un'ora e mezzo per fare tutto, ci hanno portato in caffetteria. E vabbè, alla fine avete vinto la caffetteria, no? Esatto. Allora si fa più multa del normale. Come ho scritto nel codice penale. Lo imparano. Anche in Pacific erano andati in caffetteria e gli hanno fatto il doppio delle multe. Hai fatto bene. Punto si è durata 10 minuti la sparatoria, proprio esagerando. Vabbè, ma alla fine, mi sa che siete arrivati dopo che siano già scontrati, probabilmente, perché se è durata così poco vuol dire che erano già belli feriti. Oh, in realtà erano tanti colpi che abbiamo dovuto tirare, andare a tirare il giubbotto e tutto. Un'infatti eruzione, 3 a destra e 3 a sinistra. Capito, capito. Ottimo lavoro, ottimo. Qualcuno ha fatto rapporto? Ciao. No, ero l'unica recluta di Leonardo qualche soccorso. 18. Mi ha scritto l'agente Johnson, quello che è stato promosso ieri, se possiamo andarlo a prendere in centrale che è solo. Ci sta White. Il bambino non può fare niente perché Cosa? se tipo il genitore o fa la sorella che C'è ti adotta White? di fare quello che ti dicono. Ah, capito. Gli ultimi due gente che hanno 18 fanno formare una pattuglia insieme. Ok, gliel'ho detto. Anche una Dama 3. Vabbè, la Dama 3 ormai sta fuori, tanto sono due genti ora. Quindi fai tutto quello che ti dicono Non loro. Vabbè, posso ma devi urlare il prendere. bambino, eh. È sempre un roleplay da fare, cioè, è figo come roleplay fare il bambino, provarlo. Una gente in garage, per favore. Io sono al 703 all'osservatorio. Ecco. Marshall ha detto che forse mi facevo rapporto. Capito. Sarebbe bello se si potesse rapinare sto negozietto qua. No. No, non si può. L'altra volta la Pacific si sono andati a lamentare pensando che eravamo in sovrannumero. Mamma mia, ma come fanno a pensare che siamo in sovrannumero nella banca? Cioè, capisco magari un'azione fuori, un'azione in giro, così come si suol dire, però è un'azione in banca, una rapina, come poi non possiamo essere in sovrannumero? Cioè, dai, tutti i coordinati prima di Poi fare si sono eruzione, le cose, lamentati. cioè, come cazzo fai ad accusare di questo? No, ma poi si sono lamentati perché ero rimasto più io. Tutti gli altri erano a terra perché hanno fatto eruzione dalle scale. Hanno ferito un po' il soggetto in scale. Ho fatto eruzione. Ho atterrato quello. Sono rimasto io contro due. Minchia, te li sei fatti entrambi? E Ah, sì. però, te la E cavi, eh. uno da scale perché mi mirava. Era nel bunker. Ora il bunker più o meno per andare verso gli uffici. Però mi ha messo male. E poi dopo c'era un altro. Buono, buono. Ti sei ancora, vero? Mi senti? Sei? Oh. Niente, mi sa che è crashato. Sì, è crashato lui.
non c'è nessuno, non trova nessuno. Mi raccomando, come ha detto, come fa spammato Totò, il link, ricordatevi di seguirmi su YouTube e su Discord anche tramite due link che ha mandato Totò. Ringrazio Totò per fare queste cose, ecco, perché il live, ecco, si collega al mio server Discord, che adesso ho intenzione di restaurare un po' e sistemare un po' in modo un po' più facile, anche per farvi capire un po' voi cosa serve, cosa serve il tutto. E o potete iscrivervi anche a YouTube, anche così potete vedere le repliche del live o altri video. Se credi a Gianni Servizio. Ah, voi due Adam 1 siete in due, giusto? Due Adam 1 e due Adam 2 e basta. Adam 2 quanti siete? L'ho presi? Adam 2, check. Ecco, dove quanti siete in tre? Allora, siamo tre in Adam 2, 5, 3, 5, 4. Ok, ho ricevuto. Poi c'è Adam 3, siamo in 2, il collega 10-0 sto aspettando, e Adam 4. Sono tornato. Adam 4 siete in 2? Affermativo. Sono tornato, Smith. Dove sei? 1039. Ok. Oggi continui di 0 hai, eh? C'è il temporale. Vogliamo fare un giretto ai punti droga? A quest'ora dubito ci sia gente a fare droga. Quanti ne siamo? A questa ora dubito ci sia gente a fare droga, eh? Non è detto. Comunque siamo troppo pochi, siamo solo 4 Adam, cioè siamo 2, 4, 6, siamo 9 agenti di polizia. No, non possiamo lasciare la città così per... Cioè se 6 vanno a fare il giro della droga rimaniamo in 3 in città, cioè no, troppo poco ragazzi. No. Dobbiamo avere almeno altri 6 agenti che pattugliano la città per poter andare a fare il giro di droga. Smith, basta che decidi tu. Sì. Per ora no, magari se passate davanti ai punti droga e vedete gente contattate interveniamo, ma giro in 6 insieme a fare i punti droga no. No, comunque anch'io dubito ci sia... Dubito fortemente ci sia gente a fare droga, però passiamo qua al 913. 559 pulito. Andiamo in faccia, li andiamo, eh. Siamo coraggiosi, li andiamo in faccia. Non c'è nessuno. Che belle le piantine con la neve. Oh, ma te l'è finita. Ah, non ci sono più foglie sulla pianta, quindi niente, non posso raccogliere. Bene.
959 pulito. 913 anche. Si dirigono al 40. Vogliamo andare a controllare il 170, però tipo per passare. Adam 1 al 40. In zona inutile che va al 40, non so, manco abbastanza agenti da poter contrastare il 90, il 40. Andiamo allora. Non siamo 10 agenti, no, non possiamo andare, non andiamo neanche a controllare. Va bene. Solamente marijuana. Opla. Ora, ora ho intenzione di restaurare un po' il Discord mio, Totò. Farlo un po' più accessibile per la community, cioè per tutte le follower, devi farlo un po' più accessibile. È stata una sparatoria questa notte, però è stato un sogno diventato. Di nuovo casciato sto qua, mamma mia. Opla, c'è un po' di drift. Sono da solo, ti vengo a prendere in centrale. Ok, c'è però. Ah, sta della Tesseract, però. Qua ancora, qui non ci stanno automoddate, proprio zero. Anche le aste qua delle auto super non ci stanno. Guerra tra te e Cadorna, madonna. Tu sei sempre quello che fa le guerre con le aste delle auto, Dio mio.
Ho già preso l'accordo, vabbè, capito. White. Sì. Qui fuori. Quindi posso offrire quando voglio e che tanto la pago un tot la macchina silenziosa. Culo però ha fatto di puff. Quindi stavo parlando con un mediculo però ha fatto puff. Vabbè, mediculo tanto. Mediculo ha fatto un incidente con dei poliziotti, i poliziotti non si sono fermati Ma? E adesso lui ha tre costole inclinate e i nostri colleghi stanno benissimo. Però che sì, che esagerazione, te costo l'inclinata. E non so cosa è venuto a fare. Aspetterei che faccia. Cos? La vieni in pattuglia intanto, dai. Se poi torna ti chiama, dai. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Centrale operativa. No, che figo. Io vorrei. Ma se non sarebbe figo se ci fosse la centrale. Non c'è la centrale operativa. Se ci fosse la centrale operativa, ovvio che ti dirige le pattuglie in questo modo. Che tu dici, cioè, qui Adam 4 la centrale. Traffic 1055 di un'auto targata. E la centrale ti dice: l'auto appartiene al signor XYZ. Poi tu controlli i documenti, fai. E chiedi un controllo al signor XZ. E dopo un po' la centrale ti risponde: qui centrale, signor XZ, risultati. Centrale, c'è un collega di proteggiamento? 10-4, Frank DS 18. Arrivo. Vediamo, ti risponde. Qui centrale, signor Cristiane, ha varietà precedenti penali. Tipo, sei figo come se fossimo fuori da qui. Oddio. È un po' troppo un casino, però. Ma guarda che fanno così fuori, da qua. Lo so, però. Però tipo, il problema è che, no, il problema è che fuori hanno un pulsante per comunicare con le pattuglie e un pulsante per comunicare con la centrale. Ok, sì, potremmo quindi farlo anche noi effettivamente. No, in realtà no. In teoria sì, ma non dovremmo usare questo sistema per parlare. Il Whisper, sì, lo so. Però, però non so se funziona il Whisper con il toco toco. No, appunto. Infatti dovremmo parlare dentro e poi il radio che sarebbe fuori. Non ci ho capito. Non la vedo. Dentro. Come se fosse una chat sul telefono. Però fatta vocalmente. Ah, niente, scaldatelli 17. Ci vediamo dopo. Ah. Oddio. Adam 1 di show. Ume. La schiantare. Ume. Oddio. Ah. Slitta la macchina, slitta. Sì. Slitta la macchina, alla slitta. Slitta, lui slittina. Guarda come si diverte. Opla! Oh, che precisione! Che precisione! Ma c'è qualcuno qua? Forse sì. Oh, andiamo lì in porta a comprarci dei sacchi. Dei sacchi? Mm. Volentieri. Chi Volete. Dobbiamo rapire? No, mi dissocio. No, il socio. Perché lì in porta vengono i sacchi, se praticamente, se non sbaglio. Tanto ormai ne metto che c'è di tutto e di più. Cosa vuoi, un pollo? Sì. Metto nel sacco. No, basta, il polli vivi, basta! Gli altri 15. Ripeti sto pollo vivo. Sì, faccio finta di non aver visto niente. Fai finta di non aver visto cosa c'ho addosso. Qualche pacco, ma sì.
Qualche pacchetto, qualche bustina. Ma un po' di armi. Tu volevi andare a fare il giro delle droghe, sì. Minchia, se... Infatti non vado io, sennò... Ehi, ok. Do piccolo scattau. E sono per stau. Uno scattuino. Che suona come un possennato. Scommetto che è in zona. Velocità. Non vedo neanche più passaggio a livello. Oddio, che eccolo. Oddio, c'è un tizio. Oddio. Va con culo. Bocca. Ma? No, il socio. Uno stordidore. No. Il socio, è un video nuovo. Volevo... No, vabbè. Volevo fare una cosa bella, invece no. Belli sti nonni. Sembra un po' un tweet commerciale diventato. Check. Dove state? Adam 2. Adam 2, siamo alla fliga. Alla fliga. Alla fliga. Che strano sentire questa persona in polizia. Ora la centrale. Sì, soprattutto la mattina. Vabbè, la mattina perché sta facendo qualcosa, però comunque che strano può sentire la sua voce qui con noi. Sì, poi io ogni tanto è serio, ogni tanto no. Non lo so. Scorpio, andiamo fuori alla centrale, sai. E sto qui. Uno. Una gru. Quanta gente. Quanta bella gente. Quanta bella gente. Salve. Lei lavora qui? Assolutamente sì. Ciao, volevo chiederle, ma qui vendete i sacchi? No. Ma dove vendono i sacchi? Non saprei. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Che fail. Oh madonna mia, ma si scivola come se fosse sulla neve qua. Arrivederci. Tipo c'è, non so dove, che la neve entra direttamente dentro le strutture. Dove si vendono i sacchi? Ma sai che non lo so, come i grimaldelli, dove si vendono? No, lì c'è solamente il grimaldello, poi ti dice di avere uno zaino per comprare il grimaldello, perché il grimaldello è così grande che non ci sta nelle tasche. Ma... Madonna, le orecchie sono partite via, sono volate. Almeno capisci bene le comunicazioni che fa. Sì, perché ti penetrano dentro l'orecchio, ti penetrano. Questo che gira senza luci? Confermiamo. Io lo tamponerei e... Scappa adesso. Perché vai a sinistra? Vai a destra. Andam 13, 55, 5, 60. Signore, spenga il motore. Scendo al veicolo, il guidatore venga dietro la pattuglia. Non lo sento. Il guidatore scenda dal veicolo e venga dietro la pattuglia. Vediamo. Prego, venga dietro la pattuglia, venga. Salve. Prego, venga dietro la nostra pattuglia, venga. Prego, prego. Buongiorno. Collega, controlli lei i documenti. Al motore, infatti stavo chiamando un meccanico, non so, non mi prende bene la linea stamattina, il cellulare, quindi non riesco a chiamare.
Il signore come si chiama? È Gustavo La Topa. Gustavo corrisponde, sì, corrisponde. Stavo dicendo al collega, sono andato a vendere il lotto. Corrisponde, corrisponde la targa. Qui sotto all'import. Sì, sì, di più no, per forza della luce, volevo annunciarvi in anticipo che è un problema al motore. Anzi, se mi aiutaste a chiamare un meccanico mi fate un favore. A più tardi. Io sto senti. Non so, è difettoso. No, diciamo che esatto, l'abbiamo fermata perché viaggiava senza luce, l'abbiamo fermata. Eh sì, per questo le dico, infatti. Infatti cerco un meccanico, non so perché, questa di qua funziona, la destra. Ogni tanto se accendo la freccia funziona. Il restante non capisco perché non va. Capito, ho capito. Il motore, non so, perché l'ho comprato. Mi consigli di cambiare ruote, signore. Mi sta viaggiando sulla neve senza ruote da neve, signore. La invito ad andare a cambiarle. Aia. Anche questa qui sarebbe una multa. Qua mi stanno buffando tutti. Guarda, ho acquistato questo lupo ieri sera durante la neve. Mi hanno detto che c'è la ruota da neve. Funziona tutto, invece qua non funziona. Dai fuori. I cerchi, come mi sta dicendo lei, visto che sono ignorante in materia. Perché volevo comprare le catene, ma... No, è obbligatorio cambiare ruote e mettere quelle da neve. Per il momento in cui piove. Ok, allora cammino piano piano. Sì. Si dica verso il Benis o Santo Scasto, vedere se sono aperti e cambi le ruote. Perfetto, sarà fatto. Per questa volta lo lasciamo andare. Mi raccomando, accenda le luci e cambi le ruote. Arrivederci. Proviamo, vediamo come funziona. Arrivederci, buon lavoro. Adam 13:55 terminato. Gustavo La Topa. Che cognome? Un nome originale. Check radio, mi sentite? Check radio, mi sentiamo. Smith, ieri sera c'è stato un attacco terroristico, ha detto il dottore. Affermativo. E ha detto, vuole sapere la città adesso com'è, può camminare tranquillamente con la sua volante oppure no? Sì. No, per ora non sembra esserci nessuna minaccia. Ora se dovesse ripetere la minaccia, provvederemo. Che noi dovremmo riparare la macchina, però. Io l'ho aggiustata. Io no. Quello c'ha la luce accesa, eh? C'ha la luce spenta pure questo? Non lo farò. Vabbè, c'è il LED, però. Forse capisco perché non c'è da accesa. Adam 13:55 civico 2. Spenga il motore. Costo, mi accosto. Aspetta, vabbè, si accosti. Spenga il motore cortesemente. Ok, venga dalla nostra pattuglia. Che è successo, gente? Venga dalla nostra pattuglia. Salve. Sì. Abbiamo fermato perché viaggia con la macchina tutta rotta e le luci spente, è pericoloso. Ho capito, gente, sono appunto al Benis, sono appena uscito dal custom. Capito, collega ha le gomme da neve, signore? Sì, l'ho fatto installare. Perfetto. E posso vedere se lo commenti era fuori? Ok, Francesco Conte. Sì. C'è qualcuno che viene a prendere in generale? Io sto sempre a piedi. Ah, 14:4. Vallo a prendere, Zuna. Mezz'ora sono pure in generale. Andiamo a prendere allora. Arrivo. Vediamo un po'. Posto, gente? Sto guardando sulla database. Tutto a posto, tutto a posto. Patente regolare. Sì, perfetto. Bene, bene. A posto, vabbè, stavolta lasciamo andare. Le invito ad andare a riparare la macchina velocemente perché è vietato circolare senza luci funzionanti. Buona giornata, le auguro. Buon arrivederci. Buona giornata. Come presto.
Adam 13:55 terminato. Ma tu le vedi le nostre luci funzionanti? Sì, io sì. Tutte, ok, perfetto. No, magari sì, vedi che sono rotte le nostre luci, fermiamo quelli senza luci, no, che serve il colmo. Anche quella davanti che è rotta. Ok, non c'è nessuno del Bendis, nessuno della Santos Custom, quindi non si può neanche andare a riparare la macchina. Vabbè, al massimo usiamo il suo. Orco, ecco. Non l'ho vista, stavo distratto un attimo guardando che fuori dalla finestra. Non funziona. Stavo guardando fuori dal finestrino e... Mi riceve? Avanti. Ho trovato 16 cimette vicino al 913. Come sta? 913. 913. 9. 9. 1... Ah, vabbè, sì, il campo droga. Un campo droga. Cujo? Cujo? 17 Cujo. Ma Adam 2 quindi è? Sono entrambi in Adam 2 lì fermi. Sono sì. Vabbè. Cujo? Cazzo, non sta nessuno nel Bendis della Santa Scasta, mio mio. Un medico? Dove mi botti quindi? Nella mia cantina. No, mi dispiace. Ci sono pure in live. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Cujo. 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 Urto auto. L'accento. L'accento. Yuppi! Cosa? Beccatelo. La toppa. Non è molto particolare. Tucchi coglione, grazie, ti voglio avere anch'io qui, quindi ti voglio avere anch'io, grazie. Appena scritto qualcuno qui piace i kiwi, diciamo, nella mia occhio viola. Pezzo di merda dei kiwi. Cosa? No, mi dissocio. Pensa che però banda da sergente, no, è proprio raccomandata. Mamma mia, la stronza, banda, guarda. Mamma mia. La stronza. Twitch Kiwi, Kiwi, bastarda. Cos? Cos? No, mi dissocio. Pancazzo come sergente, è inutile come il dito, è inutile come un dito in culo, sergente, banda. Mi dissocio. Kiwi, entra nel mio Discord. Ti obbligo ad entrare nel mio Discord. Che bello quello bianco! Siamo solo io e te e Zuna come Adam. Quattro, sento odore dello furto. Bravo, bravo. Il sesto senso. Spider-Man. Si arriva chi è, ma noi si arriva. Oh, guarda, banner, guarda, il sergente più inutile dopo Vincente, guarda che possa esserci. Sta Parker penso sia il sergente più efficiente che ci sia, sì, perché è tutto molto attivo. Molto attivo, quello è un altro conto. Comunque però quando c'è si fa, nessuno gli dice nulla. Poi c'è sta Vincente che e c'è Banner che è un pancazzo, fa solo schifo come sergente. Cioè, non si fa rispettare, ha paura di dare i richiami perché non vuole farsi nessuno di nemico e gli dispiace se dà dei richiami. Cioè, che sergente può essere uno perché che ha paura? Che sergente può essere uno che non vuole dare i richiami perché non vuole che ci siano male le persone, dai, cioè. Che sergente sei? Un sergente scadente sei. No. Ma non è qua dove fare i furti? No, è la prossima. Non è né questa, ma è questa, mi sa. Sì, questa qua. E vabbè. Sumi? Sumi? Ok. Eh sì. Eh sì. Eh sì.
Ma non si fa un cazzo sta ma... Ehi, allora, aiuto, li invito oltre. Vabbè. Ciao. Opla. Non hai paracadute tu? Sì. Sì, ce l'hai? Sì. E come l'hai preso? Guarda, sinceramente non lo so. Io ho fatto 2 volte paracadutismo per una rapina e per quello che è successo ieri con Silas e tutto quanto. Madonna. Ieri Vincente ha avuto da buttarsi giù per la colpa a causa della ciglia ed era quell'arma montata, probabilmente è caduto schiantato. No, perché lui non ha usato quello che c'è il signore che gli dà. Ho usato il suo e non so dove è andato. E niente, ripperotti. Comunque quelli della Impero Bank della scorsa sera, non so se c'eri 2 sere fa, c'è stata l'Impero Bank, non so se sei presente. Forse eri già andato a dormire, non lo so. Oh, spara bro. Adam 1 dice 29. Spara. Guarda la gente che fa yoga, vai in mezzo. Sinistra. Ma che cazzo? Sparava sicuramente agli stronzi con le macchine qua che girano. Comunque sto dicendo. Impero Bank ora. Ci prepariamo per l'inseguimento. Facciamo un inseguimento. Ma questi? Ma ah, boh, noi intanto la sequestriamo. Senti la pioggia di proiettili che mi arriva. E vai da muro, Anche se siete in 3, però. Io mi nascondo. Ora non dimmi che non hai sentito gli spari. Dimmi che non hai sentito gli spari, ti faccio male. Andiamo a vedere che cazzo spara. No, ma tu guidi male, no, oddio. Ma cosa dici, ma cosa dici? Moriremo, so già, moriremo. Ma non è vero. Come le spalle erano sotto, non erano qua sopra. Ma no, scendi. Qua faccio una brutta curva U. No, erano sulla strada sotto, erano. Tu dici, proprio sì, sotto. Sì, scendi. Quindi posso fare così? Qui, sì. Qui scendi, esatto. Ma no, così di cattiveria no, fare qui. No, qua è un po' più ripida. Non è vero. Opla. Qua vai giù. Il balzo. Oh, no. Piano. Moriamo. Ma dai. Malfidente. Qui a sinistra. Solo di fare scherzi apposta sto stronzo. Vieni a sparare. Pum. Che colpo per farci disorientare. Basta, sta sparando e sparando. Se fosse una persona che spara e ruba una macchina, dove potrei andare? Comunque. Quindi se sarà già andato. Ah, signora, si parcheggia così? Guarda. Ti controllo, guarda. Tu non ce l'hai questo controllo. Una brutta curva? No. Niente, vabbè. Sta correndo un po' troppo quello lì. Ma io da letto pranzo, Vabbè, allora non lo fermo. Quindi andiamo verso la centrale. Faccio il giro largo. Facciamoci colacco.
Però non sai che tipo, sarebbe figo che tipo, quando qualcuno spara dei colpi di pistola in città, diciamo nell'ambito della città, nella zona abitata, diciamo, ci arriva a comunicazione, diciamo, alla polizia, tipo, colpi da marafuoco provenienti dalla zona, tipo, e nel suo GPS vede tipo un cerchio arancione, nella zona delimitata dove vengono gli spari, tipo. Oddio, ma che parato? Ma? Cioè, ha senso, sicuramente è meglio dei... dei eccessi di velocità, però non so. Perché tipo, cioè, teoricamente se qualcuno spara, ok, i cittadini quelli che comuni che girano a piedi senza risponderti, ok, dovrebbero notare che tu spari e teoricamente se fossi, diciamo, fuori da qui segnaleresti, diciamo, gente che spara, no? Mm-hmm. E quindi sarebbe bello che potessero comunicarcelo loro che sparano gente, per persone sparano, sì. Diceva loro. Sì. Però no, boh, non ci sta. Vabbè, io vado a C7 allora. Ciao, ci vediamo. Ciao. Smith 17. Vederla. A vederla. Non la circondano le zone, no? Ah. No, te. C'è che tu gente esperta. Non è niente. Ciao. Vabbè, ragazzi, intanto vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di lasciare il follow, di seguirmi su YouTube per vedere le repliche di YouTube e per entrate nel server Discord per stare nel mio Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me e ci vediamo in una prossima live che sarà forse domani, un'altra mattina o durante un pomeriggio, vediamo sempre dalle occasioni che avremo per fare live dal mio tempo disponibile per poter fare il tutto. Sì, vi ringrazio tanto e vediamo un po' una cosa, scusate un attimo, vediamo subito una cosa sola, vediamo. Niente, allora andiamo. E ci vediamo, buona serata. Ciao.